Chissà cosa pensavano i coniugi Saralvo quando nel 1943 furono prelevati dai soldati tedeschi dalla loro abitazione per essere arrestati e poi deportati. E ancora chissà come sarà stato per gli ebrei cesenati che trovarono rifugio entro le mura dell'abbazia di Santa Maria del Monte. Correva l'anno 1943, momento buio per gli ebrei italiani, che in quel lontano 1938, con l'entrata in vigore delle leggi razziali, non pensarono che presto, prima o poi, avrebbero perso tutto a causa delle loro origini. Un incontro organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha ripercorso quell'anno grazie al contributo dello storico Emilio Gentile e con il patrocinio dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Forlì Cesena. Professore, il 1938 è un anno sicuramente indicativo per la storia italiana. Da allora ad oggi moltissimo dal punto di vista politico e culturale è cambiato. Che cosa accadde e quanto è rimasto di quell'anno? Ma di quell'anno per fortuna non è rimasto nulla. Non sono rimaste le leggi razziali, non è rimasto un impero in cui avevamo assoggettato le popolazioni ad una vera e propria politica di segregazione e apartheid, non sono rimasti i sogni e le ambizioni di grande potenza, non è rimasto un regime totalitario. Quindi per nostra fortuna 80 anni dopo viviamo ancora una democrazia che, per quanto sia debole, claudicante, malata, incerta, è ancora un regime che può correggersi senza fare delle guerre, mentre il regime fascista, che nel 1938 aveva raggiunto l'apice della sua complessa presa su tutta la società, addirittura condannando una parte degli italiani ad essere considerati nemici, come erano gli ebrei, e una parte della popolazione nera ad essere trattata come sudditi e quindi quasi una forma di schiavitù, si sono praticamente dissolti, ma con una guerra, altrimenti forse sarebbero durati quanto un regime di Franco in Spagna o di Salazar in Portogallo. Quindi viviamo in un paese nel quale ci sono oggi, come in tutta l'Europa, come in tutto il mondo, nuove correnti che si richiamano a forme di odio per lo straniero, paura per il diverso, ma tutto questo speriamo che attraverso la democrazia possa essere contenuto entro forme transitorie, contingenti, oppure legate a motivi che non hanno nulla a che fare con la rinascita di vere e proprie ideologie razziste, con tutte le conseguenze pratiche che hanno avuto 80 anni fa. Professor Gagliardo, oggi si parla di storia, un argomento che in questi giorni a livello governativo e di maturità, diciamo, ottiene non poche discussioni dal momento che la traccia di storia è stata eliminata dalla maturità. Partirei proprio da questa domanda: come gli studenti, i giovani di oggi si rapportano alla storia più recente, vale a dire a quella del Novecento? In effetti è significativo che questi provvedimenti recenti vadano in questa direzione. Sembra appunto che i ragazzi siano costretti o condannati a vivere in un presentismo, come si dice, in un eterno presente che li sradica invece dal passato, in cui si colloca ogni presente, il presente di ciascuno di noi, che è quello che ci permette di affrontare con maggiore sicurezza il futuro e le sue sfide. Parliamo invece del 1938, anno cruciale per la storia italiana. Entrarono in vigore le leggi razziali. Come queste vennero appunto a rapportarsi con la città di Cesena e in maniera più ampia con il territorio Romagna? Sì, 80 anni fa appunto il regime, proprio in quel anno, diede vita con un'accelerazione rapidissima a provvedimenti di discriminazione, prima dei diritti e poi successivamente delle vite, ma la fase della persecuzione dei diritti ne fu l'antefatto necessario. E come qualsiasi provvedimento di questo tipo ebbe una ricaduta capillare su tutto il territorio nazionale, Cesena in questo non fece eccezione rispetto a tutte le altre realtà. E anche qui quindi abbiamo conosciuto, per le famiglie che vivevano di religione ebraica, che vivevano nel nostro territorio, abbiamo conosciuto le tappe della persecuzione, dell'esclusione via via della persecuzione. Alcune, soprattutto gli stranieri, vennero espulsi immediatamente, per quelli invece che erano nati qui a Cesena il percorso fu più lento, ma arrivò comunque all'esito del 43 con la loro espulsione fisica dalla vita. Piazza del Popolo, la casa di cura San Lorenzino, l'abbazia al Monte sono solo alcune delle tappe di questo percorso, se vogliamo dire, che in qualche modo si rapporta al 1938, ma a tutti gli anni del secondo conflitto mondiale.
Sì, ma i luoghi che ha ricordato sono senz'altro luoghi simbolo. Quella di Piazza del Popolo, la casa di Saralvo, che è una famiglia ebrea di 3 persone, i quali morirono tutti ad Auschwitz, sterminati ad Auschwitz, è proprio simbolica del fatto che l'ebraismo cesenate, come quello italiano, di cui quello è una rappresentazione, erano perfettamente integrati, vivevano nel centro esatto della città, a contatto con chiunque vivesse lì. E gli altri due luoghi che ricordava, la clinica San Lorenzino o l'Abbazia del Monte, sono le altre facce di questa medaglia. Cioè, se è vero che in questo secolo, nel Novecento, si è toccato forse l'apice della barbarie, della violenza, è pur vero che l'uomo è stato capace anche di gesti di grande solidarietà. E nella clinica San Lorenzino il dottor Bisulli, guidato dal suo mentore, il dottor Achille Franchini, e poi invece nell'Abbazia del Monte il frate Donodo Contestabile, si resero protagonisti di opere meritorie che riscattano quella macchia infamante che sono state le leggi razziali per tutta la comunità nazionale.